Alessandro Magno e il regno universale. Alessandro Magno è il figlio di Filippo II, figlio quindi di questo re macedone che ha stabilito un'egemonia della Macedonia su tutta quanta la Grecia delle Poleis. Ecco, leggiamo un brano tratto dalla vita di Alessandro di Plutarco. Quindi Plutarco è uno scrittore greco che ci presenta la straordinarietà di questo personaggio, di questo giovane che riuscì addirittura, come vedremo, a creare un impero universale vastissimo, più di qualsiasi altro impero precedente. L'aspetto fisico di Alessandro ci è noto soprattutto dalle statue di Lisippo. Non abbiamo le statue originali di Lisippo, ma abbiamo le copie in pietra, perché Lisippo poi dopo fondeva le statue in bronzo. L'unico scultore da cui il grande condottiero vuole essere raffigurato. Del resto solo Lisippo è riuscito a riprodurre in modo così perfetto certi particolari della sua persona, come il collo leggermente piegato a sinistra e la dolcezza languida dello sguardo. Parleremo poi la prossima volta della scultura ellenistica, con andare avanti della storia dell'arte greca. Gli artisti greci diventano sempre più abili anche a descrivere i particolari, certe volte non come nei secoli precedenti, in un modo, quindi come un modello del tutto privo da imperfezioni, ma anche con delle imperfezioni, delle caratteristiche particolari, come ad esempio questo collo leggermente piegato a sinistra, no? Nel caso del ritratto di Alessandro. Comunque molti successori di Alessandro e molti amici cercarono di imitare. Perché Alessandro Magno, vista poi la vicenda straordinaria, eccezionale della sua vita, diventò un modello poi per tutti quanti nel periodo precedente, scusate, nel periodo seguente. Apelle, invece, in quel dipinto che lo ritrae nell'atto di scagliare un fulmine, lo fa piuttosto bruno e scuro di carnagione, mentre Alessandro era di pelle chiara. Cioè Plutarco ci dice: è stato il migliore Lisippo, lo scultore, a raffigurare Alessandro Magno, perché invece il pittore a pelle non era stato altrettanto bravo. Un pittore sempre greco vissuto sempre nel IV secolo avanti Cristo. Aristosseno poi scrive che dalla sua pelle emanava un gradevolissimo odore. Aristosseno era un filosofo sempre del IV secolo. E che dalla bocca, da tutto il corpo, spirava un tale profumo che impregnava le vesti. Ciò dipendeva forse dalla temperatura corporea che in Alessandro era molto alta, quasi da febbre. Insomma, abbiamo letto un brano tratto da questa vita di Alessandro, di Plutarco, che ci dimostra quindi l'eccezionalità. All'inizio, spesso, di queste vite, di queste biografie, di questi grandi personaggi storici, ci sono queste descrizioni che ci dimostrano l'eccezionalità. Effettivamente, Alessandro si presenta come l'ultimo degli eroi. Lui aveva studiato in particolar modo l'Iliade, quindi i testi omerici, l'Iliade, l'Odissea, e si era molto immedesimato in questi grandi eroi. Ed effettivamente la sua vita fu una vita sicuramente eroica. Aveva avuto come precettore, quindi come maestro personale, Aristotele, che era il filosofo più importante dell'epoca, no? E poi aveva letto anche delle storie di Ercole, Eracle. Era probabilmente molto suggestionato anche da questo personaggio. E come Ercole aveva, nel corso delle sue fatiche, era andato ai confini del mondo conosciuto, così anche Alessandro probabilmente sogna di raggiungere i confini del mondo conosciuto. Anche poi conobbe le storie, le vicende di Ciro. Ciro invece è stato un nemico, o meglio, è stato il primo grande imperatore dei persiani. Poi i suoi successori, sì, divennero nemici dei greci. Però tutti riconoscono la grandezza di questo personaggio. E quindi questo diventa anche un altro modello. E questo ci dà adito di anticipare questo, cioè che Alessandro Magno sicuramente sintetizzò alcuni degli aspetti e dei caratteri fondamentali della cultura e della civiltà greca, ma anche assunse alcuni stimoli e alcuni aspetti dalla civiltà orientale in generale e dai persiani in modo particolare. Ecco, dobbiamo sapere questo. Quando ad Atene, per esempio, Demostene, che era stato suo grande nemico, seppe della morte di Filippo, diciamo che si diffuse grande euforia
e grande anche speranza di poter finalmente liberarsi dall'egemonia macedone e riconquistare una propria indipendenza e autonomia assoluta. Solo che il successore di Filippo II, quindi il figlio Alessandro Magno, si dimostrò ancora più bravo e ancora più forte nel campo militare rispetto al padre. Pur essendo un ventenne, subito andò a combattere contro le città, le polis greche che si erano ribellate alla Macedonia. E rase al suolo Tebe. L'abbiamo già detto la volta scorsa che Tebe fu sicuramente oggetto della repressione macedone sin dai tempi di Filippo II e ancora più adesso con Alessandro Magno. Perché? Perché Tebe abbiamo visto che nel periodo precedente era stata la polis più forte dal punto di vista militare. Proprio per questo motivo fu quella punita maggiormente. Addirittura la città di Tebe fu rasa al suolo totalmente. Tutti quanti gli edifici furono rasi al suolo, tranne la casa di Pindaro, Pindaro, famoso poeta tebano che aveva celebrato la gloria con la sua poesia lirica, che era vissuto però in periodo precedente, non era contemporaneo di Alessandro Magno. Però la casa che era stata sua rimane intatta. Tutte quante le altre case della città di Tebe vengono distrutte, la città viene totalmente rasa al suolo, tutti gli abitanti sono venduti come schiavi. A questo punto, le altre poleis greche, vedendo la sorte che era toccata a Tebe, decidono di non ribellarsi più ai Macedoni, di non ribellarsi più ad Alessandro Magno, riconoscono il suo potere assoluto e si sottomettono, anche se teoricamente le città rimangono libere e autonome, fanno però parte di questa lega, insomma, per cui devono rendere conto comunque ai Macedoni e oltretutto parteciperanno anche alle spedizioni militari dei Macedoni, quindi dovevano anche versare il loro tributo di sangue in un certo senso andando a combattere a fianco dei Macedoni. Una campagna militare che vi ricordate aveva progettato Filippo II era quella contro i Persiani per riconquistare l'Asia Minore alla Grecia, perché come abbiamo detto con la pace di Antalcida i greci avevano ormai ammesso che l'Asia Minore, avevano accettato quindi le condizioni dei persiani e avevano restituito l'Asia Minore ai persiani, cioè l'Asia Minore era ritornata sotto l'impero persiano. Adesso invece, anche per presentarsi come liberatori, nuovi liberatori dalla potenza persiana, i Macedoni organizzano una spedizione contro i persiani. La organizzano con Filippo II e la attuano poi con Alessandro Magno. In realtà, però, quella che poteva essere una spedizione militare, che poteva terminare, chiudersi con la riconquista dell'Asia Minore, diventa in realtà una spedizione di conquista dell'impero persiano, come vedremo. Ben al di là andrà Alessandro Magno di quelli che erano i progetti iniziali di questa spedizione. Questa spedizione, diciamo che, come vedremo, sarà la. Costituirà tutta quanta la conquista dell'Oriente, durerà appunto per 13 anni, tutti gli altri 13 anni della vita di Alessandro Magno, che infatti vivrà per 33 anni, no? E porterà poi quindi i nostri soldati greci, macedoni, eccetera, che sono partiti con Alessandro Magno dalla Macedonia fino addirittura all'Indo e lo seguiranno per più di 9.000 chilometri. Questi soldati alla fine stremati chiederanno di ritornare indietro. Quindi siamo nella primavera del 334 avanti Cristo, quando parte questa spedizione. È una spedizione di 30.000 soldati e 5.000 cavalieri, ma poi man mano che lui assoggetterà altri popoli, rimpinguerà diciamo, il nucleo originario di soldati con soldati provenienti anche da altre popolazioni. Il primo scontro, la prima battaglia, si attua nei pressi del fiume Granico. Siamo appunto in Asia Minore e attraverso la sconfitta dei Macedoni presso il fiume Granico che Alessandro Magno libera l'Asia Minore, che torna quindi nuovamente sotto i Greci. Ecco. I Persiani sono più numerosi,
decisamente più numerosi. Sono comandati da un mercenario greco, Memnone. Questa battaglia è una delle battaglie più cruente che si ebbe nel corso di questa spedizione di Alessandro Magno. Ripeto, 334 a.C., un vero e proprio massacro. A questo punto, se guardate anche la cartina alla pagina 251, le milizie dell'imperatore persiano e Dario III, guidate da Dario III in prima persona, cercano di contrastare Alessandro Magno che ha attraversato l'Anatolia e proprio in una zona in cui si passa dall'altopiano anatolico alla regione siriana. Lì c'è uno scontro fondamentale che avviene a Isso, la battaglia di Isso è del 333 a.C. Altra battaglia fondamentale. Anche in questo caso le milizie dei persiani sono di gran lunga più numerose rispetto a quelle dei greci, dei macedoni, eccetera. Anche in questo caso però la vittoria arride ai greci macedoni nettamente, tanto che il re Dario fa fatica a fuggire dalla battaglia, no? Mentre molti della stessa corte dell'imperatore vengono imprigionati, vengono presi da Alessandro Magno. Siamo quindi, dicevamo, nel novembre del 333 a.C. A questo punto, se vedete la cartina appunto a pagina 251, potete verificare che Alessandro Magno, invece di continuare a procedere direttamente verso le capitali dell'impero persiano, decide di fare una deviazione andando verso sud, quindi verso il Libano, l'attuale Libano, che era la terra dei Fenici. I Fenici si erano perfettamente integrati all'interno dell'impero persiano, erano diventati i mercanti, i commercianti dei persiani, si erano arricchiti moltissimo, un po' a danno anche dei mercanti greci, erano diventati padroni quindi del commercio nel Mediterraneo occidentale, i Fenici. Diciamo che i greci scaricano tutta quanta la loro rabbia nei confronti dei Fenici proprio in questa fase, nel momento in cui Alessandro Magno giunge a Tiro, e Tiro viene assediata e viene distrutta, insomma, dall'esercito dei Macedoni. Poi, dopo Tiro, addirittura andrà verso l'Egitto. Ecco, qua avviene una cosa molto particolare, cioè Alessandro Magno non solo viene poi accolto dagli egizi come una sorta di liberatore dall'oppressione, diciamo, dei persiani, ma si presenta agli egizi come se fosse un nuovo faraone, come se fosse figlio del dio Ammone. E quindi presso il tempio dedicato a questa divinità c'è proprio una cerimonia, no, in cui lui viene proclamato figlio del dio. Ora, questa cosa, che era assolutamente, perfettamente coerente con la mentalità degli egizi, era invece vista un po' di malocchio dai greci, perché i greci non avevano mai pensato a un re o addirittura a un potente, un signore che fosse incarnazione della divinità, fosse figlio di Dio. E quindi questa cosa già ci fa capire come, mano a mano, Alessandro Magno, che andava anche conquistando queste regioni orientali, ne assimilava certi costumi, certi usi e costumi, dicevi, vero? Certe tradizioni, sì, quindi anche tradizioni che erano completamente in contrasto con il modo di pensare dei greci. Pensate che, per esempio, accettò anche la proskynesis, cioè il prostrarsi, l'adorazione dell'imperatore. Diventò imperatore e accettò che le persone si dovessero inginocchiare davanti a lui, con la proskynesi. Sì? Sì, va bene. A questo punto riprende la spedizione contro i persiani e ci sono delle battaglie. La battaglia principale fu quella di Gaugamela, che fu la battaglia decisiva.
cioè dopo la battaglia di Gaugamela, l'impero persiano fu assoggettato dai Macedoni e diventò quindi automaticamente nuovo regno, dicevamo, impero regno, regno di Alessandro, regno di Alessandro Magno, impero di Alessandro Magno, una compagine politica completamente diversa rispetto all'impero persiano, perché anche più vasta, infatti comprende ovviamente la Macedonia, la Tracia, che sono le regioni da cui è partito Alessandro Magno. Il re Dario III, anche in questo caso, anche durante la battaglia di Gaugamela, così come durante la battaglia di Isso, riuscì a scappare, a sfuggire alla morte. Poi però fu ucciso da uno dei suoi satrapi, nel senso che andò a rifugiarsi presso una satrapia orientale, ma questo satrapo, pensando così di ingraziarsi il benvolere, insomma, di Alessandro Magno, mise a morte Dario III. Alessandro Magno, tra l'altro, poi quando passò in questa satrapia, fece uccidere a sua volta questo satrapo che aveva tradito il suo re. Quindi poi entrò Alessandro da trionfatore a Babilonia come re dell'Asia in quello stesso 331 a.C. e adottò gli usi e i costumi dei persiani. Quindi questa è una cosa molto particolare, qui stavamo dicendo. Arruolò generali e soldati dell'esercito persiano all'interno del suo esercito e sposò la figlia di un satrapo, una certa Rossane, che era figlia di un satrapo, come a dimostrare anche con questo matrimonio la volontà di congiungersi agli orientali, nel desiderio, infatti, cosa dice Curzio Rufo? Ecco, Curzio Rufo invece è uno storico romano, quindi che scrive in lingua latina, e dice: nel desiderio di allargare la discendenza della mia stirpe, ho preso in moglie la figlia di Dario e consigliato ai più cari dei miei amici di generare dei figli con le prigioniere, per escludere con questo sacro patto ogni differenza tra vincitori e vinti. In questo modo il re dell'Asia e dell'Europa si univa in matrimonio con Rossane, figlia del satrapo della Battriana, destinata a dargli il figlio che avrebbe comandato i vincitori. Poi però, di fatto, questo figlio fu ucciso, insomma, per cui di fatto poi non ci furono successori diretti di Alessandro Magno. Bene. Ora, come stavamo dicendo, Alessandro Magno si comporta comunque come un sovrano orientale, chiede completo assoggettamento, omaggio, dicevamo, al suo cospetto, inginocchiarsi, no? Omaggio in ginocchio, la proskiunesis, e non ammette alcun tipo di protesta, e quindi anche i suoi, diciamo, persone piuttosto influenti furono messe a morte nel momento in cui divennero suoi oppositori. È il caso di Callistene, nipote di Aristotele, e poi ancora i suoi comandanti, come Parmenione e Filota, furono messi a morte. Ma uno degli episodi più interessanti e particolari della vita di Alessandro è proprio la morte di Clito, che era stato uno dei suoi aiutanti principali e che addirittura gli aveva salvato la vita nel corso di una delle prime battaglie. Ora, leggiamo questo brano tratto dalla vita di Alessandro di Plutarco, cioè il momento in cui viene messo a morte Clito. Adesso vedremo perché. La festa dura già da parecchio. Ecco, dobbiamo dire infatti che Alessandro Magno partecipò a moltissime feste, banchetti, eccetera, per celebrare la sua vittoria, sempre seguendo gli usi tipici di questi orientali. Macedoni, greci e persiani festeggiano insieme. Infatti, egli concepisce un regno, un impero, in cui ormai tutte queste etnie diverse si amalgamano fra di loro. Le musiche e le danze eccitano gli animi e il vino versato in abbondanza li annebbia. Quindi parziale giustificazione di quello che avverrà fra poco, lo storico dice che comunque tutti avevano la mente annebbiata dal troppo vino. A un certo punto un poeta legge dei versi
che si fanno beffe di una cattiva impresa di alcuni generali macedoni. Tutti ridono, solo Clito si alza infuriato. «Non è bello!» esclama farfugliando, «ridere davanti ai persiani di soldati macedoni». Cioè, in sostanza Clito dice: «Caro Alessandro Magno, tu stai dimenticando le tue origini. Adesso addirittura permetti che si prendano in giro i macedoni. Ma tu sei un macedone. Ti stai talmente, diciamo, infondendo, ecco, innervando di questa cultura orientale, stai, come dire, ti stai alleando con i persiani che all'inizio sono stati i tuoi nemici, al punto tale da permettere questo». E dice Clito: «Non è giusto. Se una volta non hanno avuto fortuna, rimangono sempre migliori di chi ora ride di loro». Allora dice: i macedoni sono comunque migliori dei persiani e l'hanno dimostrato in battaglia. Non è giusto che noi adesso li prendiamo in giro. «Tu parli per difendere te stesso», ribatte Alessandro, scambiando per sfortuna la viltà. E Clito: «La mia viltà ti ha salvato la vita, illustre figlio degli dèi». E ricorda il fatto che è proprio stato lui a salvargli la vita quando lui si trovava in difficoltà nel corso della prima battaglia, cioè la battaglia presso il fiume Granico. «Ed è grazie al sangue dei macedoni e alle loro ferite che sei salito così in alto da rinnegare tuo padre Filippo e da ritenerti figlio di Ammone». Tu ti ritieni addirittura figlio di una divinità egizia. Ammone, Ammon-Ra, è un dio egizio. Alessandro, infuriato, gli intima di tacere. «Lasciami dire liberamente quel che penso», è la replica di Clito. «Altrimenti è inutile che inviti a pranzo uomini abituati a parlare francamente. Accontentati di vivere tra barbari e schiavi, pronti a inginocchiarsi davanti alla tua cintura persiana e alla tua tunica bianca». Dice: lasciami dire quello che penso liberamente. Adesso ti stai troppo abituando a circondarti, a essere circondato di persone che dicono sempre di sì a tutto quello che dici e vigliaccamente non esprimono il loro parere. Io invece sono un greco, sono macedone e ho le mie idee, voglio esprimerle liberamente. La collera di Alessandro esplode rabbiosa e lancia contro Clito il primo oggetto che gli capita a tiro. Ma Clito a questo punto non smette, continua ad affermare la sua libertà, la sua autonomia, le sue idee che sono anche diverse da quelle del suo padrone, quindi del suo signore Alessandro Magno. Riesce a divincolarsi, tornare davanti al sovrano rinnovando la sfida. Allora Alessandro, strappata la lancia dalle mani di una guardia, la scaglia contro l'amica e la passa da parte a parte e lo ammazza così. Lo ammazza con una lancia. Ammazza l'amico che gli aveva salvato la vita, addirittura. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.